Ma sarà una bella cosa, ma tu guarda come si riducono le donne. E perché? Che c'hanno? Sono belle, atletiche, ai tanti. Anche troppo. Hai visto la russa? Come non l'ho vista? 55 metri col disco. Che donna! Sei sicuro che sia una donna? No, perché vista così. Beh, sì, un po' pesantina, ma insomma. Mica solo lei, guarda. Tutte. No. Le donne certi sport non dovrebbero farli, ci perdono di femminilità. No, cara, tu non hai capito che l'epoca delle donne gracilline è terminato. Per te che ami la violenza e la forza brutta. A proposito di forza brutta, bisogna chiamare due facchini per spostare un po' più in là la libreria. Perché lì ci vorrei mettere un altro quadro, eh? Due facchini? Per spostare la libreria. Oh. Va bene così? Bravo! Non è che sono bravo, è che se tu facessi un pochino di sport non ti dovresti chiamare due facchini, tutto lì. Non ci tengo, caro, guarda, preferisco restare quello che sono, fragilina Madonna. Ecco, tu rimani fragilina Madonna e buona buona perché io esco. Ciao! Dove vai? Ma che fai, dove? Dove vado? Stasera c'è l'incontro del box, Bazzinghi benvenuto, dici dove vado. Ciao! Una serata in casa non ti farebbe mica male. Dico, ma tu l'hai visto mai Mazzinghi quando tira i colpi al bersaglio grosso? Mi dispiace. Non è niente, guarda, il disastro è quello che hai fatto alla porta di casa per farmi vedere come tira di testa Rivera. Bene, lo facciamo riparare. Ciao! Che ciao, caro, questa sera non puoi uscire, viene la mamma. Beh, mi dispiace per mammina, ma io esco, ecco. Ti prego, caro, non uscire. Ma infatti io non esco, io vado all'incontro. No. No. Io sento che tu non ci vai, lo dici per farmi arrabbiare, ma poi alla fine resterai in casa con la tua mogliettina. Io non ci penso nemmeno! A uscire. Ecco, bravo, caro lui. Resta qui, a farmi compagnia. Noi donne abbiamo tanta paura a stare solo in casa.